Buonasera e benvenuti a Insieme in TV, il programma di Super TV Oristano realizzato con il contributo della Regione Sardegna e dedicato ai bambini e un pubblico giovanile. Oggi siamo al centro WISP di Oristano, parleremo di sport. Roberto Zedda, presidente del comitato provinciale della WISP Oristano. Cos'è la WISP? Com'è nata? Intanto benvenuti alla WISP. La WISP è l'acronimo di Unione Italiana Sport per Tutti, è un'associazione di promozione sportiva e di associazione di protezione sociale iscritta al terzo settore. In sintesi afferma la WISP che il valore sociale dello sport deve essere portato a tutti i livelli in un'attività di inclusione, accettando tutte le varie differenze sotto tutti i punti di vista, perché ognuno è valido per la sua unicità. Siamo tutti unici, originali e irripetibili, quindi è bene che ci sia questa inclusione. Per questo la WISP nel territorio, sapendo che lo sport è una cosa che deve essere portata a tutti i livelli, dai più grandi ai più piccini, collabora con le istituzioni convinta di lavorare per il benessere delle persone. E al centro della WISP quindi c'è la persona di qualunque età, appartenente a ciascuno con i propri diritti, le proprie istruzioni, i propri interessi, le proprie capacità. Noi lavoriamo con gli anziani facendo un'attività relativa ai gruppi di cammino, cioè la capacità di portare questi anziani fuori dalle loro case anche a una certa età, soprattutto quando sono rimasti soli perché è venuto a mancare il marito o la moglie, quindi non è mai troppo tardi per reinserirsi in un ambiente sociale, socializzare con i gruppi di cammino. Ed è un'attività che stiamo portando avanti nel territorio della provincia di Oristano. Inoltre durante l'inverno facciamo la ginnastica dolce sempre per le persone anziane e la ginnastica posturale, soprattutto per coloro che hanno determinate patologie e che casomai limitano la mobilità. Inoltre abbiamo per i ragazzi, per gli adulti, le attività diciamo così sociali nel quale possono sperimentare il calcio, la pallavolo, tutte queste attività di aggregazione. Per i più giovani invece abbiamo l'approccio allo sport, però sempre in maniera ludica, cioè noi non lavoriamo sul campione, ma lavoriamo sulla partecipazione di tutti quanti. E poi per i bambini i centri multisport, dove attraverso un'attività ludico-sportiva noi gli facciamo conoscere i fondamenti di tutte le varie attività, specialità sportive, in modo tale che da soli trovano casomai quale inclinazione loro hanno a questa l'approccio allo sport, e quindi è un'ottima occasione per sperimentare, ripeto, col gioco. Loro neanche se ne accorgono che stanno sperimentando le attività basilari, i principi dell'attività sportiva, e speriamo che gli rimanga questa voglia di fare un'attività sportiva, perché a lungo andare è risaputo il benessere che porta alla salute e l'attività motoria sotto tutti i punti di vista. Inoltre c'è anche un atteggiamento di partecipazione sociale a parte la WISP, in quanto le persone che casomai hanno più difficoltà a pagare una retta, una quota, possono partecipare gratuitamente. Questo lo facciamo sempre in ogni caso. Cos'è lo sport per il centro WISP? Lo sport è la base per un sano stile di vita. Insieme all'alimentazione noi abbiamo portato avanti dei progetti nelle scuole con il DUM, Diamoci una mossa, dove c'è un'attività motoria e uno studio sulla corretta alimentazione. E infatti più di una volta ci riferiscono i genitori che quando vanno a fare la spesa con i bambini dicono non prendere questo e prendi quest'altra cosa. E poi c'è anche l'attività che stiamo facendo con la ASL di Oristano, i gruppi di cammino, perché si è visto il beneficio che hanno sia le persone che hanno delle forme di diabete oppure delle forme di patologie relative alla cardiopatie, che è un'attività motoria semplice e portata a livello di tutti, quanto di meglio ci possa essere per la salute della gente. Quali attività nello specifico portate avanti per i bambini qui al centro multisport? Qui stiamo facendo un punto di sport, dal rugby alla pallavolo, alla pallacanestro, l'atletica, l'arrampicata, lo yoga per i bambini, la scherma, insomma ce n'è per tutti i gusti e per tutte le specialità. Quindi e qui adesso vedrete con i coordinatori che tutto quello che hanno messo in opera con questa attività in questo centro multisport estivo WISP 2019.
Quanti sono i bambini che partecipano ai vostri corsi? Attualmente abbiamo circa 300 bambini che sono iscritti, con un'alternanza che ci dà una presenza di circa 125-130 bambini al giorno. L'anno scorso, alla fine dell'anno, abbiamo contato 480 bambini iscritti, quest'anno contiamo di superarli. Tra l'altro abbiamo anche un'attività in spiaggia, un multisport in spiaggia per i bambini che casomai vogliono andare lì a fare nuoto oppure fare anche attività di bici volley e cose di questo genere. Marta Pugeddu e Fabrizio Flore, voi siete i coordinatori delle attività qui al centro WISP. Ci potete spiegare nel dettaglio quali sono queste attività, sia all'interno della palestra e sia, diciamo così, all'area aperta? Come vi organizzate? Quante persone sono coinvolte a livello proprio di educatori, insomma, e istruttori? Noi qua utilizziamo gli spazi del liceo scientifico e utilizziamo gli spazi interni, quindi le palestre, la palestra per i bambini della scuola dell'infanzia e un'altra palestra per i bambini della scuola primaria e scuola media. Utilizziamo anche i campi esterni, abbiamo il campo da basket, il campo da calcio, da tennis e da pallavolo. Oltre a questo possiamo utilizzare anche il campo CONI, dove in genere viene praticata l'attività dell'atletica. Oltre all'atletica, in questo centro estivo si svolgono attività come arrampicata, rugby, pallavolo, yoga bambini. Tra queste attività forse quella che sta riscuotendo maggior successo quest'anno, perché è il primo anno in cui viene proposta, è l'attività della scherma. Adesso inizieremo anche con l'attività dell'arrampicata, che è piaciuta molto negli anni scorsi. In questo centro estivo sono coinvolti molti operatori, perché abbiamo un gran numero di bambini, quindi in questo periodo stiamo lavorando con 17 operatori, due coordinatori e un responsabile della segreteria. I bambini qui al centro WISP sono divisi per fascia di età, immagino. Come sono queste suddivisioni e quali attività vengono realizzate per ciascuno di loro? Allora, in pratica i bambini vengono divisi sì per fasce di età, quindi ci sarà la fascia della prima elementare, della seconda elementare, della terza e così via. Inoltre c'è un'altra grande macrofascia, diciamo, che comprende i bambini dell'infanzia, quindi dai 3 anni ai 5. Questi due grandi gruppi vengono comunque divisi tra di loro, diciamo, i piccoli fanno per lo più giochi tradizionali, giochi d'acqua, e comunque cominciano ad apprendere i movimenti, diciamo, basilari, mentre i gruppi che vanno dalla prima elementare fino alle medie, diciamo, fanno più attività sportive, apprendono a livello, diciamo, basilare, appunto le basi dello sport, ecco, le basi delle varie attività sportive. Qui al centro WISP lo sport è unito anche al divertimento. Sì, per riuscire a trasmettere quelli che sono i valori dello sport utilizziamo una metodologia ludica, quindi i giochi si incrociano con le attività sportive, cercando di creare delle attività il più possibile stimolanti e interessanti, perché se non c'è un coinvolgimento emotivo da parte dei bambini non si riesce neanche a trasmettere quelli che sono poi i principi dello sport e quelle che sono le abilità motorie che si possono apprendere attraverso le attività sportive. Lo sport può aiutare il bambino anche ad acquistare maggiore fiducia in se stesso? Sì, sicuramente è una delle caratteristiche più importanti dello sport in questa fascia di età, perché il bambino, facendo un'attività sportiva, soprattutto quando è nuova e quando ha delle complicazioni, degli elementi di difficoltà, riesce ad acquisire maggiore sicurezza in se stesso, che poi riporterà nelle attività della vita quotidiana. E
Rossella Ruiu, formatore yoga bambini qui al centro WISP di Oristano. Lo yoga non è un semplice sport, è molto di più. No. Infatti è un ottimo supporto che offre ai bambini di giocare, però di poter esercitare il movimento fisico, per esempio tramite gli asana, che sono le posture dello yoga, di effettuare una respirazione consapevole che li aiuta nei momenti più difficili delle loro giornate e di meditare. I bambini sono consapevoli di questo mentre eseguono una lezione? I bambini stanno giocando, si rendono conto nel frattempo oppure dopo che dicono: ma sai maestra, mi sono rilassato, ma sai maestra che sono riuscito a vedere quello che tu dicevi con gli occhi chiusi. E quindi giocando inseriamo degli importanti supporti alla loro crescita. A chi è adatto lo yoga? Ci sono dei bambini che non possono fare yoga o dei bambini invece a cui è molto consigliato farlo? È consigliato a tutti i bambini, tutti, dai più timidi che riescono ad aprirsi grazie al fatto di essere sempre accettati qualsiasi cosa dicano, ma anche a quelli più diciamo euforici, quelli più che hanno bisogno di muoversi o che si distraggono facilmente, riescono nel rispetto dei loro tempi. Noi non obblighiamo nessun bambino a stare seduto, che sono loro che prima o poi si avvicinano perché vedono che gli altri si divertono, perché gli interessano i giochi che facciamo, e quindi è adatto assolutamente a tutti i bambini, e noi modifichiamo la lezione in base alle disabilità che ci possono capitare in una classe. Come si svolge una lezione di yoga per bambini? Si svolge sedendosi in cerchio con le gambe incrociate, si vibra il mantra iniziale, si spiega il significato, che è Namaste, mi inchino alla bellezza che c'è in te, tradotto per i bambini, la bellezza interiore, si spiega il motivo di questa bellezza, in che cosa consiste esattamente, e poi si passa a far vedere i movimenti, le asana che sono presenti in una lezione. I bambini si divertono a interpretarle come preferiscono ed è un motivo di risata, di gioco, si accetta tutto, qualsiasi posizione, anche se non corretta sotto il profilo yogico per adulti, diciamo, all'inizio si accetta, poi man mano da una lezione all'altra si migliora la postura, e poi queste asana le troveranno in una storia che noi racconteremo, una storia che ha una morale. La morale la devono indovinare i bambini, gli asana li devono indovinare i bambini, e piano piano li portiamo a sdraiarsi e a meditare. Quindi perché lo yoga fa bene per i bambini? Fa bene in generale, ma anche per i bambini sicuramente è importante. Perché? Perché prima di tutto inseriamo una respirazione consapevole che si chiama pranayama nello yoga per adulti. Questa respirazione permette a chiunque, ma soprattutto ai bambini, di trovare all'interno di se stessi le capacità per superare un problema, per superare un momento di tristezza. E questo gli servirà per tutta la vita. Elena Fininu, presidente Circolo Scherma di Oristano. Ciao Elena, lo scherma è uno sport, diciamo così, alternativo, anche diverso rispetto ai classici sport come calcio o pallavolo. Viene apprezzato dai bambini? Sì, sicuramente è uno sport diverso dagli altri, infatti abbiamo notato venendo qui che i bambini conoscevano molto di più il calcio, pallavolo piuttosto che scherma, e infatti ci siamo cimentati a spiegare più o meno le azioni base, quindi il saluto, le prime parate, le prime azioni fondamentali per iniziare con questo sport. E i bambini si sono incuriositi, hanno iniziato a fare domande, a chiedere la differenza tra le armi, domande anche molto
strane magari per noi che comunque facciamo questo sport da un bel po' e quindi ci sembrano domande banali, invece per loro erano domande abbastanza difficili. Dunque, quindi sicuramente i bambini sono interessati sin da subito e sono cimentati in questo sport. È iniziato prima con i combattimenti tra magari l'amichetto più stretto e poi hanno iniziato a provare con tutti i loro compagnetti e sono trovati bene. Qual è secondo te l'insegnamento più grande che questo sport può dare ai bambini? Beh, sicuramente il rispetto tra i vari compagni e con l'avversario. Infatti una cosa fondamentale della scherma è il saluto, ovvero si fa il saluto prima di iniziare un assalto e alla fine. E poi stringere la mano all'avversario, una cosa che comunque insegna il rispetto nei confronti dell'avversario e comunque sia andato all'assalto, vinto o perso, si stringono la mano e si fanno un sorriso. Davide Feis, tu sei invece il vicepresidente del Circolo Scherma di Oristano. Qual è il primo step, il primo insegnamento che si dà a un bambino quando questo bambino si approccia per la prima volta appunto a tale sport? Beh, come già stava accennando Elena, le prime cose sono le nozioni di base, quindi diciamo le regole fondamentali per la scherma, poi verranno insegnati i primi movimenti e le azioni basilari. Si iniziano chiaramente dalle più semplici per andare poi a aumentare un po' la difficoltà delle azioni. Devo dire che abbiamo iniziato quest'anno con la WISP, sono molto soddisfatto di come sono dimostrati molto bravi i bambini nella scherma, ecco, sono approcciati veramente bene. E i genitori cosa pensano di questo sport? Non so, magari a primo impatto può sembrare qualcosa di pericoloso, magari qualche genitore può anche non volere che il proprio figlio appunto svolga lo scherma. Ma in realtà non si è mai manifestata una cosa del genere, perché comunque è vero che è uno sport di combattimento, ma ci sono tutte le protezioni del caso, quindi è veramente difficile che qualcuno si faccia male durante la scherma. Come ogni sport può capitare, chiaramente, però non più di un altro sport qualsiasi. Perché un bambino deve scegliere lo scherma come sport? Beh, sicuramente uno sport completo, oltre che fare uno sport diciamo nuovo, diverso dai soliti calcio o pallavolo, che sicuramente sono sport bellissimi, però la scherma diciamo più innovativo e ti prepara dal punto di vista non solo fisico ma anche mentale. Infatti la scherma è un lavoro molto testa, si lavora molto di testa perché devi pensare all'azione giusta da fare, devi mantenere la calma, devi sempre avere in mente la seconda intenzione da fare quando l'avversario magari ti para tutti i colpi e quindi non sai più cosa fare, devi avere sempre delle nuove idee in testa. Veronica Musinu, istruttrice atletica leggera qui al centro WISP. Quali sono le discipline che vengono incluse all'interno appunto dell'atletica leggera? L'atletica leggera è uno sport piuttosto particolare in quanto include diverse discipline che spaziano dalle corse veloci, quindi parliamo di sprint breve come i 100 metri o i 200 metri, 400 metri, le corse un po' più resistenti del mezzo fondo come gli 800 e 1500, le corse del fondo ancora più lunghe, si parla di 3.000, 5.000, 10.000 e poi ci sono le corse ad ostacoli come i 100 ostacoli, i 400 ostacoli, poi ci sono i salti in estensione, salto in lungo, salto triplo e salti in elevazione come il salto in alto e il salto con l'asta e poi ci sono le discipline di lancio, quindi attrezzi pesanti come il peso, il martello, il disco e il giavellotto. Quindi è uno sport che non tiene fuori nessuno, nel senso che
chi è magari molto portato per la corsa veloce, per i salti, trova spazio in queste discipline, chi magari è meno portato per la corsa o per i salti trova spazio in altre discipline come possono essere i lanci, i salti, quindi diciamo che ogni ragazzo, ogni persona che si avvicina a questo sport può trovare il suo spazio, essendo uno sport che include davvero diverse tra loro, soprattutto discipline sportive. Quali sono i benefici, i giovamenti, insomma, che l'atletica leggera dà a, soprattutto, visto che stiamo parlando di bambini, soprattutto a loro, insomma? A livello di crescita e di sviluppo del bambino, l'atletica leggera è veramente decisiva, in quanto hai uno sviluppo psicomotorio, non solo hai un miglioramento del gesto tecnico, della coordinazione, quindi parliamo strettamente a livello sportivo, ma anche a livello psicologico, in quanto ti aiuta a crescere, ti aiuta a confrontarti con gli altri, che è una cosa che ti porti non solo nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni. Soprattutto poi aiuta anche al rispetto dell'altro, al confronto sano, quindi è un agonismo di tipo sano. E per quanto riguarda invece l'aspetto della salute, lo sport e l'atletica leggera ha diversi benefici da questo punto di vista, in quanto aiuta non solo a livello cardiovascolare, a livello respiratorio, ma ti fa capire qual è un ambiente di tipo sano dove appunto un bambino riesce a crescere in maniera positiva insieme agli altri ragazzi. È atletica leggera, divertimento e gioco, come si integrano insieme? Beh, consideriamo che l'atletica leggera di per sé stessa è una cosa che nasce da bambini, cioè fa parte delle abilità dell'uomo, il correre, il saltare, il lanciare ce l'abbiamo sin da piccolini, quindi è quasi uno sbocco naturale portarla nel gioco. Da bambini lo sappiamo tutti quanti che si trovano 4-5 bambini insieme, uno dei giochi che si organizzano, facciamo che arriva prima lì e partono uno dietro l'altro cercando di arrivare prima degli altri. Quindi la scomposizione delle varie discipline che abbiamo visto prima portate nei vari giochi crea i giochi stessi, cioè ci può essere una staffetta, ci può essere un lancetto per portarsi in determinati punti del campo, sono tantissimi giochi, quindi è praticamente la stessa cosa. L'atletica a questo livello, quindi parlando di bambini, deve necessariamente essere il più simile possibile a un gioco, di conseguenza le due cose si mischiano e non c'è sostanzialmente differenza, sono i ragazzi stessi che una volta che hanno imparato il gesto, hanno imparato quello che devono fare, cercano loro stessi di portarlo a un livello più competitivo, cioè loro chiedono l'uso del metro, loro chiedono l'uso del cronometro che noi utilizziamo, ma sempre in una maniera giocosa per far sì che quello è più bravo in quello, ma l'altro è più bravo nell'altro, insomma una continua alternanza e di conseguenza i bambini sono contenti e molte volte non vedono l'ora di avere quel confronto che poi tra l'altro di nascosto ma non tanto gli conferisce quelle abilità di cui abbiamo parlato prima. Come realizzate nella pratica appunto le vostre lezioni qui al centro WISP e al campo CONI? Allora, l'atletica ha la fortuna di non aver bisogno sostanzialmente in alcuni suoi aspetti di attrezzature o di postazioni di campi particolari, si può fare anche in spiaggia come si può fare in uno spiazzo erboso, si può fare dappertutto. Qui noi le organizziamo, in primo luogo l'idea è di insegnare ai ragazzi i vari gesti. Quindi, siccome i ragazzi sono di tantissime estrazioni, quindi abbiamo bambini che vengono da altri sport, bambini che non hanno mai fatto nulla o comunque hanno fatto solamente durante le ore scolastiche, e di conseguenza noi in primo luogo gli diamo, possiamo definirla un'infarinatura, sempre senza spingere su aspetti molto tecnici, gli diamo un'infarinatura per fargli vedere come si lancia, come si corre, che sembra una cosa facile ma non è esattamente così, come si salta, eccetera eccetera. Fatto questo li integriamo in vari gruppetti e da lì sviluppiamo cercando piano piano di
aggiungere qualche piccolo step, sempre rimanendo in un ambito che diverta tutti, che non escluda nessuno. La qualcosa è resa semplice dalla molteplicità delle discipline, come ha detto prima Veronica. Abbiamo chi sarà forte nel lanci, magari non è forte nei salti, ma le sue soddisfazioni se le prende nei lanci, e viceversa chi lo farà nei salti se le prenderà lì. Tuttavia abbiamo notato che moltissimi, che certe volte tendono a rimanere un po' in disparte, in determinate situazioni, quando vedono quello che gli piace, si infilano e, pur di fare quello che gli piace, imparano anche cose che gli piacciono di meno, ma che comunque gli saranno utili in futuro per tutto quello che dovranno fare. Francesca Cadoni, istruttrice pallavolo al centro WISP di Oristano. La pallavolo, assieme al calcio, è uno forse degli sport più diffusi, ma anche uno sport di squadra per eccellenza. Cosa insegna ai ragazzi da questo punto di vista? Allora, la pallavolo è appunto uno sport di squadra tra i più diffusi, diciamo, almeno in Sardegna. Ai ragazzi insegna il senso di collaborazione, di sacrificio, i valori quali la lealtà, il rispetto verso il compagno, il senso di, appunto, collaborazione. Come svolgi le tue lezioni? Allora, utilizzo un metodo S3 proposto dalla FIPAV, diciamo, già da 2 anni. Che consiste nel tralasciare, diciamo, la tecnica di gioco per centrarsi più sulla metodica che va a mettere in risalto più la dinamica del gioco, i principi e le regole, ad esempio attraverso la regola dei 3 passaggi, il blocco della palla, si cerca principalmente di ricreare le azioni di gioco che poi si rispecchieranno più avanti, quando i bambini, appunto, entreranno già all'età adulta, possiamo dire. Perché consigli ai ragazzi la pallavolo? Allora, consiglio la pallavolo perché prima di tutto è il mio sport, che ho praticato per 13 anni. Il fatto di far parte di una squadra e il senso di appartenenza a un gruppo comunque forma il carattere. Dà forza, grinta, fa tirare fuori anche una parte di te che magari non conosci e che nella vita può comunque aiutarti ad affrontare le varie, diciamo, avversità che si possono presentare. Federico Casu, tecnico e istruttore di rugby. Iniziamo con sfatare un mito. Il rugby è uno sport pericoloso? Assolutamente no, il rugby è uno sport sì di contatto, però è anche uno sport di sostegno, nel senso che ci si aiuta, ci sono alcuni movimenti, l'unico movimento che bisogna interiorizzare, quindi l'automatismo da imparare è quello del placcaggio, poi è assolutamente uno sport non violento. Come tutti gli altri sport, diciamo, la propedeutica è la medesima per tutti gli sport, ci si passa la palla e ci si aiuta ad andare avanti a fare la meta passandosi la palla all'indietro. Il fatidico terzo tempo del rugby? Il fatidico terzo tempo, quello lì lo stesso non si può sfatare perché è vero, è il momento clou del dopo partita, dove praticamente tutta la stanchezza, il sudore e la rivalità tra le fazioni si porta fuori dal campo in un momento conviviale di felicità comune.
Quindi nello specifico cosa insegna il rugby ai bambini? Nello specifico, essendo appunto uno sport di contatto, la lealtà, il rigoroso rispetto delle regole e quindi il sostegno. Sono poi dei valori che i bambini portano fuori dal campo, nella vita di tutti i giorni. Solitamente io inizio con utilizzo un modulo di 4 lezioni base, che sono i fondamenti dello sport, e sono la meta, il passaggio, il placcaggio, il trattenuto e l'inavanti, che sono proprio le 4 cose fondamentali da imparare. Poi ci sono migliaia e migliaia di regole che solo con l'allenamento e la costanza si imparano. E invece i bambini come si relazionano a questo sport? I bambini a volte, cioè, hanno un inizio, appunto, c'è questo pregiudizio sul fatto che il rugby sia uno sport violento. Invece solitamente gli faccio fare qualche giochino che comunque si fanno in tutti gli sport, no? Il passarsi la palla e andare a fare la meta. E piano piano si aggiungono le cose, il passaggio all'indietro, poi il placcaggio e poi si divertono molto a tirare i calci con la palla ovale. Filippo Canu, istruttore arrampicata sportiva. In cosa consiste l'arrampicata sportiva? Allora, l'arrampicata sportiva consiste in alcuni itinerari, naturalmente l'abbiamo sia sulla roccia, che è la cosa migliore, sia in questo caso facciamo arrampicare i bambini sulla struttura artificiale qui dello scientifico, e quindi ci saranno dei pannelli con delle prese artificiali in resina, con degli itinerari che chiaramente cercano di esaltare un po' le capacità. Ricordiamo che un po' la capacità, l'arrampicata sportiva lavora su delle capacità già prerequisite, perché è uno schema motorio di base, e quindi su questo schema motorio di base noi cerchiamo un pochettino di incrementare le capacità anche e soprattutto mentali dei bambini, perché chiaramente l'aspetto dell'altezza, del mettersi alla prova con le prese e quant'altro mette chiaramente i bambini in condizioni di dover lavorare molto anche sull'aspetto mentale. Come si approcciano i bambini a questo sport? Nel senso, hanno paura, c'è diffidenza, oppure tra virgolette sono spregiudicati e quando magari si arrampicano non notano la pericolosità, diciamo così? Ma quasi tutti, diciamo al 100%, i bambini si lanciano, nel senso che provano, non ci sono dei blocchi, nel senso che rifiuti, magari il rifiuto avviene in un momento in cui trovano una difficoltà durante l'arrampicata, allora magari c'è qualcuno che si ferma, allora l'istruttore cerca un po' di aiutarli, di incoraggiarli, di dare due dritte su come muoversi, su come utilizzare il proprio corpo, ma altrimenti, appunto, lavorando proprio su questo prerequisito che l'arrampicata è già un movimento che i bambini hanno comunque, diciamo che in massima il 100% dei bambini partono e molti chiudono il percorso in maniera assolutamente perfetta. A che età si può iniziare l'arrampicata sportiva? Ma diciamo che intorno ai 5-6 anni si può già iniziare a fare dei piccoli percorsi molto semplici, dove chiaramente si lavora molto sull'aspetto motorio di base, quindi sulle capacità coordinative e condizionali, ma soprattutto coordinative, quindi si lavora molto sull'equilibrio, sugli spostamenti, quindi 5-6 anni è già una buona età. Poi chiaramente l'età d'oro parte dai 10 anni, dove veramente allora si inizia a incrementare un lavoro motore, soprattutto basato sulla capacità condizionale, quindi anche un po' sulla forza, sulla resistenza. Insomma, diciamo che i 10 anni è l'età d'oro un po' per tutti gli sport, per iniziare poi a lavorare un po' più seriamente. Perfetto, grazie mille Filippo, buon lavoro. Grazie mille a voi.